Bentornato a un nuovo appuntamento con i nostri caffè con il Comune di Poggio a Caiano. Bentornato all'assessore Leonardo Mastropieri, anche per lui il primo appuntamento dell'anno con i nostri caffè. Siamo al bar Roberta di Via Cancellieri, parliamo di sicurezza perché lei, assessore, tiene molto al tema della sicurezza. Parliamo soprattutto di sicurezza nelle scuole e di interventi che voi avete iniziato a fare, in primis alla scuola Mazzè. Sì, noi la sicurezza l'abbiamo a cuore, per noi è nata già dalla viabilità, chiaramente poi è un concetto che estendiamo a tutte le strutture di uso pubblico, in particolare le strutture scolastiche. Per quanto riguarda quell'intervento che è stato già realizzato sulle scuole Mazzei, perché è stata divisa in due lotti funzionali, nel mese di settembre è stato concluso sostanzialmente il primo lotto che ha riguardato l'adeguamento statico della struttura scolastica. Prossimamente verrà eseguito il secondo lotto, che è un adeguamento sismico che era già stato comunque programmato, e quello sarà eseguito ovviamente non appena la struttura scolastica sarà diciamo libera da impegni, nella misura in cui l'attività scolastica sarà ridotta o se non addirittura sospesa per il periodo estivo, e anche tenendo conto del prossimo periodo elettorale, la tornata elettorale che c'è. Questo è quanto abbiamo in programma sulla scuola Mazzei. Per quanto riguarda È invece. prevista anche altri cantieri, soprattutto anche la scuola Lorenzo il Sì, Magnifico. esatto, anche sul Lorenzo Magnifico abbiamo in corso di esecuzione la sostituzione degli infissi per un adeguamento al contenimento energetico, ma anche per questioni di sicurezza, perché comunque gli infissi erano vetusti, quindi il loro tempo l'avevano fatto, quindi qualche segno di degrado già lo manifestava. Quindi abbiamo colto l'opportunità, l'occasione di sostituirli per un adeguamento di contenimento energetico. E poi c'è la questione del palazzetto dello sport, che è un intervento, una questione un po' più complicata, diciamo. Sì, è un pochino più complicata e anche un po' più articolata rispetto alle altre strutture. Il palazzetto dello sport è stato chiuso per mancanza di requisiti di idoneità statica e sismica. E sono in corso, diciamo, tutte le procedure per l'affidamento, di un incarico professionale per arrivare a formulare poi una valutazione di vulnerabilità statica e sismica, e quindi sulla base di questa valutazione verranno ovviamente fatte le dovute considerazioni per, un intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ma anche un evento, insomma, un progetto a lungo termine, a demolizione e ricostruzione. Questo lo diranno le analisi che verranno condotte. Abbiamo avuto qualche ritardo perché l'alluvione che c'è stata ha coinvolto il laboratorio Sigma, che doveva appunto eseguire tutte le prove necessarie per poter poi andare avanti nella progettazione, per cui siamo un pochino in ritardo sotto questo aspetto. Però è una problematica per questo, per la nostra amministrazione, prioritaria per concludere e riutilizzare la struttura a fini sportivi. Comunque una serie di interventi che riguardano la sicurezza soprattutto delle strutture fisiche, scuole, palazzetto dello sport e così via, su cui voi state procedendo. Sì, andiamo in questa In direzione maniera decisa. in maniera anche decisa. Bene, e con questo noi chiudiamo questo nostro appuntamento, ci ritroviamo a un prossimo caffè dal Comune di Poggio a Caiano.